Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TRM H24. In apertura di questa edizione ancora una volta la cronaca, ancora i clan Martorano Stefanutti di Potenza e Riviezzi di Pignola al centro di un arresto per omicidio. Tutti i dettagli nel servizio. Era il 25 luglio scorso quando Luciano Lotito, 51enne di Potenza, veniva tamponato in località Pantano di Pignola mentre era alla guida del suo scooter, incidente che gli costò la vita qualche giorno dopo. Le generalità della vittima e le dinamiche del sinistro avevano subito indotto gli inquirenti a seguire la pista dell'omicidio e di questo pare si tratti perché la direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Potenza ha dato esecuzione ad un decreto di fermo a carico di Michele Sarli, ritenuto responsabile dell'omicidio aggravato dalla premeditazione. Il predominio del mercato delle sostanze stupefacenti. Vittima e indagato infatti risultavano essere vicini, rispettivamente clan Riviezzi di Pignola, storicamente contrapposto al clan Martorano Stefanutti di Potenza. Dalle indagini condotte dagli inquirenti sono emersi già trascorsi dissapori tra i due, preceduti circa 6 mesi prima dell'omicidio da un analogo tentativo sempre di Sarli di speronamento nei confronti di Lotito. In provincia di Potenza la mafia è silente, ma non del tutto, ha spiegato il procuratore capo Francesco Curcio, riferendosi ai tentativi di ricomporre la faida tra i due clan, non andati del tutto a buon fine alla luce dei fatti di cronaca. Qua invece mi sembra che si sia tornati all'antico, e cioè a delitti efferati come quello che è stato contestato oggi. E questo è proprio un episodio di ferocia belluina nei confronti della vittima, che, ricordiamo le modalità, viene speronato, viene trascinato per 20 metri dall'autovettura e viene lasciato esanime sul terreno, agonizzante. Per il sostituto procuratore titolare dell'indagine, Vincenzo Montemurro, l'operazione è stata frutto di una brillante osmosi investigativa tra polizia e carabinieri. Per accertare la responsabilità dei fatti, da alcuni fotogrammi è emerso che l'auto di proprietà della suocera di Sarli fosse guidata da quest'ultimo quella sera, determinante anche il tentativo di riparazione dell'autovettura fatta effettuare nei giorni successivi da un carrozziere della zona. E ancora con la cronaca, avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti beneficiando illecitamente di contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato erogati dalla Regione Puglia e cofinanziati dall'Unione Europea. In questo modo avrebbero anche evaso imposte sui redditi e sull'IVA. Per questo la Guardia di Finanza ha eseguito nei comuni baresi di Castellana Grotte e di Putignano un decreto di sequestro preventivo di immobili e disponibilità finanziarie da 110.000 euro nei confronti di una società a quattro persone fisiche accusate di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e dichiarazione fraudolenta tramite l'uso di fatture per operazioni inesistenti. Il provvedimento richiesto dalla Procura della Repubblica di Bari è stato emesso dal GIP. La società è stata segnalata per responsabilità amministrativa dell'ente. E sarà conferito domani al dottor Ferrorelli dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Cristian Giordano. Il 27enne è morto ieri mattina dopo essersi sentito male in una piscina del centro sportivo Villa Camilla di Bari. Secondo quanto raccolto fino ad ora dagli inquirenti, il giovane avrebbe avvertito un malore mentre si trovava in acqua e sarebbe stato prontamente soccorso dai bagnini della struttura, che hanno provato a rianimarlo con un defibrillatore. Un successivo tentativo di rianimazione sarebbe poi stato fatto dai soccorritori del 118, che sono intervenuti poco dopo le 11.30 del mattino. Le manovre, anche se durate diversi minuti, non sarebbero purtroppo servite. Il PM Manfredi Dini Ciacci ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. E cambiamo adesso argomento. La ministra Casellati ha partecipato a Bari ad un appuntamento organizzato da Forza Italia per fare il punto sui principali impegni del governo. Il vice ministro alla giustizia Sisto è poi intervenuto sul tema legato al prossimo candidato alle elezioni comunali di Bari. Sentiamo. Dalla riforma per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio alla separazione delle carriere dei magistrati, la ministra per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati, presente a Bari durante un'iniziativa organizzata da Forza Italia, ha fatto il punto sui principali impegni del governo. Nel giro di pochi giorni, ha detto la ministra, termineranno le audizioni in Parlamento e ha poi puntualizzato come la riforma del cosiddetto premierato consentirà di avere governi stabili. Il testo è un buon testo, e che ha due capisaldi, uno è la stabilità
perché importante non lo diciamo noi, perché questa è una riforma che non riguarda il centrodestra ma riguarda il paese, perché in 75 anni di storia repubblicana abbiamo avuto 68 governi con durata media 14 mesi. La separazione delle carriere, secondo il viceministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto, garantirà ai cittadini maggiore terzietà dei giudici. Parto dalla separazione delle carriere, in cui è giusto che il cittadino percepisca un arbitro terzo ed imparziale. Si sa che quando i giocatori si avvicinano, di qualsiasi squadra, si avvicinano troppo all'arbitro, l'arbitro estrae il cartellino giallo. Il cittadino vuole vedere il giudice che estrae il cartellino giallo nei confronti di accusa e difesa. Quindi la separazione delle carriere e la terzietà e l'imparzialità del giudice sono un dovere, un patto con gli elettori che noi intendiamo onorare. Intervento del viceministro anche sul tema elezioni comunali nel capoluogo pugliese. Il dibattito tra i partiti della coalizione di destra, afferma, è più che aperto. Direi super work in progress, se potessi utilizzare questo neologismo. Diciamo, le interlocuzioni sono continue. È chiaro che non siamo indifferenti a quello che accade anche a sinistra per poter scegliere al meglio il candidato. Diciamo, la grande dinamica della sinistra, chiamiamola così, corrisponde a una grande tranquillità del centrodestra. Apriamo adesso una lunga pagina dedicata al lavoro, perché davanti a Palazzo Chigi questa mattina si è svolta la conferenza stampa dei metalmeccanici sulla questione ex Ilva, aspettando chiaramente il prossimo appuntamento che è previsto per il 20 di dicembre. Dovremmo avere in collegamento con noi Alessandra Martellotti, che ci racconterà quali sono gli sviluppi, che ha raccolto anche delle dichiarazioni per noi. Sentiamo Alessandra. Sì, Serena, non so se riesci a sentirmi, alle mie spalle c'è in lontananza, si vedono le navi con i carichi delle materie prime destinate all'ex Ilva di Taranto ferme in rada a Taranto già dai diversi giorni. È soltanto uno dei segnali della situazione di stallo per l'ex Ilva di Taranto, un tema delicatissimo, la vertenza delle vertenze, alla quale è stata dedicata una conferenza stampa questa mattina davanti Palazzo Chigi a Roma da parte dei metalmeccanici della FIM, FIOM e WILM. Tutto questo in attesa del 20 dicembre, il giorno in cui sono stati convocati i sindacati metalmeccanici e anche l'USB al governo, per poter anticipare quelli che saranno i contenuti invece dell'assemblea dei soci di Acciaierie d'Italia, quindi la parte privata ArcelorMittal, che detiene il 68% delle quote in società, e Invitalia, in rappresentanza del pubblico, del governo invece socio minoritario della società, che si riuniranno il prossimo 22 dicembre. Nelle assemblee precedenti il nulla di fatto, contestato fortemente dai sindacati, che continuano a portare avanti la loro battaglia affinché si possa nazionalizzare l'azienda e il governo possa prendere in mano una situazione che è fortemente debitoria. Le dichiarazioni raccolte questa mattina a Roma sono dei due segretari generali della WILM, Rocco Palombella, e della FIMO CISL, scusate, Roberto Benaglia, i quali appunto si concentrano su questo obiettivo, quello della nazionalizzazione e del rendere nuovamente appetibile per i mercati un'azienda che invece, secondo le prospettive attuali, rischia addirittura di chiudere, cosa che ArcelorMittal in altre realtà di fatto sta compiendo. Andiamo a sentire quello che hanno detto, dopo la linea può tornare alla regia. Siamo qui oggi davanti a Palazzo Chigi per lanciare un nuovo appello, l'ennesimo appello: va salvata Acciaierie d'Italia, perché senza un'azione forte da parte del governo nelle prossime giornate la gestione aziendale rischia di portare alla chiusura dello stabilimento, e il sindacato, la FIL-CISL, si batte in prima fila contro questa ipotesi. Stante le nostre pressioni siamo riusciti ad ottenere una convocazione per il prossimo 20 dicembre da parte dei ministri di Palazzo Chigi, una convocazione importante anche perché avviene due giorni prima
prima dell'importante assemblea che viene rinviata per la quarta volta sulla Acciaierie d'Italia. Noi vogliamo risposte chiare, vogliamo un piano che porti a casa punti chiari e concreti. Lo Stato vada in maggioranza per garantire il governo di questa azienda, si immettano risorse, ma non per prendere tempo per pagare qualche debito, ma per riuscire a rilanciare gli impianti, a far ripartire gli altiforni e tutte le linee produttive. Si mettano manager all'altezza di questa sfida e si trovino anche dei soggetti privati. Ci vuole tempo su tutto, ma bisogna cominciare dal 20 a cambiare completamente la musica e a far vedere che questo paese non rinuncia ad Acciaierie d'Italia e all'occupazione collegata. Che non ci fidiamo, perché fino adesso abbiamo ricevuto sempre risposte attendiste e contraddittorie, e noi siamo venuti qua proprio per testimoniare bene aver avuto un incontro finalmente con i ministri di questa Repubblica, e bene riuscire ad ascoltare qualche giorno prima qual è la posizione del governo. Mi sembra che i lavoratori se lo meritano, in modo che noi giorno 20 sapremo effettivamente qual è la posizione del governo, perché se la posizione è quella che hanno assunto in questi mesi non ci convince e non siamo d'accordo, anzi siamo contrari. Se invece la posizione è una posizione finalmente che mette da parte il gruppo privato e lo Stato assume la regia e la responsabilità di questa azienda, forse ci potrà essere un futuro. Sandra Martellotti, ancora una volta parliamo di lavoro. A Potenza il segretario nazionale della FIM CISL Ferdinando Uliano. Al centro dell'incontro ancora il futuro di Stellantis alla luce del tavolo sull'automotive che si è tenuto nella sede del ministro delle imprese lo scorso 6 dicembre. Vediamo. Il futuro di Stellantis è stato oggetto del tavolo sviluppo automotive istituito lo scorso 6 dicembre tra il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, Stellantis e le parti sociali, un'occasione per indicare i principali obiettivi per accompagnare il percorso di sviluppo del settore dell'automotive, una traiettoria che passa dall'aumentare i livelli produttivi negli stabilimenti italiani al consolidare i centri di ingegneria e ricerca, investire su modelli innovativi, riqualificare le competenze dei lavoratori e sostenere la riconversione della componentistica. Ha parlato di questo da Potenza il segretario nazionale della FIM CISL Ferdinando Uliano, un inizio di dialogo frutto anche, ha sottolineato il sindacalista, degli sforzi dei lavoratori che hanno manifestato avanti i cancelli dello stabilimento lucano nei mesi passati. È stata significativa l'azione che in terra di Basilicata abbiamo fatto come movimento sindacale. Noi dobbiamo orientare le nostre mobilitazioni a risultati concreti. Qui l'abbiamo fatto, l'assegnazione del quinto modello ha dato questa risposta. Un'attenzione particolare, aggiunto Uliano, oggi va rivolta alle numerose aziende dell'indotto. Sono infatti loro che potrebbero pagare a caro prezzo questa epocale rivoluzione che interessa l'intero comparto. Come fare a contribuire per la ripresa dell'indotto anche alla luce di quella che sarà una componentistica differente sui modelli elettrici? Innanzitutto facendo un'operazione di messa a terra dei miliardi che sono a disposizione per quanto riguarda il fondo del settore dell'auto. Sono state stanziate addirittura dal governo precedente, e né il governo precedente né quello di oggi ha fatto un'azione di sostegno sulla filiera dell'indotto e quindi di stimolo a fare in modo che la filiera dell'indotto sia accompagnata anch'essa alla transizione verso l'elettrico. Restiamo in Basilicata. Un manifesto per Matera, città dei Sassi, è stato presentato dai sindacati della città nel corso di una conferenza stampa volta a sensibilizzare e informare i cittadini sui rischi che corre una città d'arte come Matera e altresì per chiedere l'attenzione dell'amministrazione comunale. Ascoltiamo le dichiarazioni raccolte. A Matera la marcia per la cultura e il lavoro ritiene preoccupante l'assenza di visione e di un'adeguata programmazione e governance dei processi socio-economici che rischia di mettere a repentaglio il futuro di Matera, città d'arte e di cultura. Per questo le associazioni culturali, datoriali, sindacali che aderiscono alla marcia per la cultura e il lavoro hanno organizzato una conferenza stampa per presentare il manifesto per Matera, città dei Sassi, quale strumento è stato riferito per informare e sensibilizzare i cittadini materani, lucani, anche italiani e la stessa UNESCO dei rischi che corre una città come Matera. Abbiamo bisogno di infrastrutture culturali che non sono state portate a termine. Abbiamo bisogno di una governance di tutto il fenomeno del turismo, abbiamo bisogno di una progettualità di qualità che possa rilanciare tutto il potenziale della città. E quindi da questo punto di vista crediamo che l'amministrazione comunale debba aprire un confronto
con le associazioni, non ragionare in maniera autoreferenziale, perché queste associazioni hanno sempre dimostrato di avere delle proposte che possono invertire una tendenza che altrimenti rischia far rischiare il futuro di questa città. Ormai i sassi stanno scivolando in un baratro, diciamo, mordi e fuggi, se vogliamo usare un termine in inglese, dell'overtourism. Questo è esattamente l'opposto che, diciamo, della politica di tutela culturale che porta avanti l'UNESCO. Sicuramente chiediamo il rifinanziamento della legge 771, che deve essere la base su cui partire per riqualificare e controllare i sassi. Una legge mai abrogata che oggigiorno viene lasciata lì. Una legge che ancora non viene messa in pratica, e sicuramente anche il ripotenziamento dell'ufficio sassi, che è passata da 16 unità nei tempi d'oro, oggigiorno abbiamo 3, forse 4 unità. Noi dobbiamo fare delle analisi di quello che sta, delle presenze che abbiamo nei sassi. Oggi noi non sappiamo quanti mezzi sono autorizzati, quanti abitanti ci sono, che tipo di presenze delle attività. Chiediamo, soprattutto il Comune deve coordinare questa esigenza. ZES unica, evoluzioni normative e amministrative. Sempre a Matera un seminario tecnico promosso da 8 ordini professionali. Vediamo. Nella sala convegni della Camera di Commercio di Matera, il seminario formativo ZES Unica, evoluzioni normative, procedure tecniche e amministrative, organizzato dalle professioni tecniche della provincia di Matera per interrogarsi sul futuro della ZES e sulle evoluzioni normative della ZES Unica. Approfonditi gli aspetti procedurali introdotti dalla nuova legge che costituisce appunto la ZES Unica. Un incontro tecnico cui ha partecipato il commissario straordinario di governo della ZES Ionica Interregionale di Puglia e Basilicata, Floriana Gallucci, per illustrare l'esperienza fatta finora e il nuovo quadro normativo. Ai project manager della ZES Ionica, Piccinno e Scianati, col compito di illustrare gli aspetti delle semplificazioni procedurali e del sistema degli incentivi. Le conclusioni sono state affidate all'assessore allo sviluppo economico della Regione Basilicata, Michele Casino. Voglio rassicurare subito tutti, diciamo, i lucani. La ZES Unica non cancella la ZES Ionica, cioè il lavoro che è stato fatto, e secondo me io ritengo anche in una maniera egregia, sicuramente avrà una continuità. Siamo qui per capire questa nuova normativa e soprattutto come poter interagire con questo nuovo ufficio, con questo nuovo decreto che vedrà la regia direttamente al Ministero a Roma. Allora io ritengo fondamentale, ed è quello che noi faremo come Regione Basilicata, in particolar modo farò io come assessore alle attività produttive, è quello di creare nell'immediatezza un ufficio proprio per la ZES che possa collegare le tante richieste che arriveranno sia da Matera che da Potenza, e quindi possa in un certo qual modo vagliare e supportare le tante richieste di sviluppo che arriveranno sul territorio. E ora a Foggia, dove gli studenti universitari sono favorevoli al nuovo Dipartimento di Scienze Sociali. Gli studenti del DEMET, il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, denunciano il clima insostenibile interno. L'area del DEMET è invivibile, è insostenibile per gli studenti e soprattutto i rappresentanti degli studenti del DEMET. E io, come Presidente del Consiglio, li ho ascoltati e devo prendere le loro difese. I rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico esprimono parere favorevole in merito alla costituzione del nuovo Dipartimento di Scienze Sociali afferenti all'area economica, ma chiedono risposte e garanzie. Se già soffrite di carenza di spazi, di aule, di corsi, eccetera, di logistica, è lì come si farà? Bisogna trovare nuovi spazi, perché prima di aprire nuovi corsi di laurea dobbiamo accertarci del benessere dello studente. Se il benessere dello studente non c'è, non si possono aprire nuovi corsi di laurea e bisogna attendere nuovi spazi. L'entusiasmo per l'espansione dell'offerta formativa c'è, pur non mancando gli interrogativi critici.
La proposta che facciamo noi è quella di accertarci sui nuovi corsi di laurea. Questi corsi di laurea troveranno un vero interesse da parte degli studenti o ci sarà sempre la solita fuga di cervelli qui a Foggia? Quindi abbiamo chiesto di farci da portavoce degli studenti nelle commissioni per decidere nuovi corsi di laurea da aprire, perché noi portiamo la voce degli studenti e sentiamo quelli che purtroppo se ne vanno, fanno solo la triennale da noi e poi scappano perché trovano delle magistrali più allettanti, più stimolanti al di fuori di Foggia. Possibili disagi su treni e autobus delle ferrovie Appulo-Lucane venerdì 15 dicembre per uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale al quale hanno aderito le organizzazioni sindacali USB, Lavoro Privato di Puglia e Basilicata. Varie le richieste alla base dello sciopero, tra cui il superamento dei salari d'ingresso, la necessità di modificare le modalità di concessione di appalti e subappalti, la sicurezza dei lavoratori e del servizio, l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e il salario minimo. FAL riferisce che saranno garantiti tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30. E poi ancora a Matera, 30 anni di Matera nell'UNESCO, si chiude la tre giorni al Guerrieri. Vediamo. Si conclude con il coinvolgimento degli studenti la tre giorni che ha celebrato i 30 anni di Matera nell'UNESCO. Al Teatro Guerrieri ancora tanti spazi di approfondimento con ospiti e studiosi su tematiche legate alla conservazione, valorizzazione e strategie di fruizione del patrimonio, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e alle nuove tecnologie. Raccontato alle scuole della Basilicata il lavoro fatto in questo triennio del mandato, lavoro di valorizzazione dedicati all'accessibilità e all'inclusione, ed era un atto dovuto anche per far sì che tra scuola e museo ci sia dialogo, cooperazione e accordi di valorizzazione congiunti per invitare i ragazzi a frequentare i musei e a farne parte attiva come attori e protagonisti della cultura qui in Basilicata. È stato ribadito durante questo incontro la vera essenza della città si trova nella città sotterranea. Sì, ho avuto l'opportunità finalmente di poter parlare della mia passione, la città sotterranea è una passione che coltivo da circa 50 anni e poterla comunicare ai giovani, adesso lo sto facendo attraverso delle pubblicazioni, pezzo per pezzo, argomento per argomento e in maniera molto semplice e accattivante in modo che possa essere compreso dal ragazzino, dalla massaia, essere preso come studio dall'architetto, dallo studioso. Ma i cittadini conoscono ciò che c'è sotto i nostri piedi? Incominciano a conoscerlo finalmente perché, come parlavo prima, per esempio Casa Cava è una delle mie scoperte ed è diventata quella che è diventata. Altri cittadini materani finalmente stanno bonificando, aprendo e rendendolo turistica, tipo il SUM, tipo il Mudesca e... Ci sono diversi musei adesso nei Sassi, diversi sono sparsi per la città, per cui diciamo, siamo riusciti a sensibilizzare anche i materani, perché in un primo momento c'era stato un interesse da parte dei pugliesi a farci più attività di ristorazione e quant'altro. Adesso invece l'attenzione è rivolta più al valore storico del sito. Dopo un lungo intervento di restauro, oggi a Bari è stata restituita alla città la cisterna cinquecentesca voluta da Buona Sforza per risolvere il problema della carenza idrica sul territorio. Vediamo. Una giornata di festa per la città di Bari per l'inaugurazione della cisterna cinquecentesca sita in piazzetta Rainaldo e Bisanzio nei pressi della cattedrale di San Sabino. Un patrimonio restituito alla città al termine dell'accurato intervento di restauro che ha restituito l'originale bellezza al manufatto di proprietà comunale costruito nel XVI secolo per volontà dell'allora duchessa di Bari Buona Sforza. È l'unica testimonianza sopravvissuta di 12 cisterne che la duchessa di Bari, nonché regina di Polonia, ha
aveva collocato nella Bari affinché il popolo potesse bere. Infatti c'è una lapide in cui la duchessa scriveva e diceva: bibite pauperes, cioè bevete, chi è povero di acqua, la regina vi offre questo. E questo è un segno molto importante e una testimonianza veramente eccezionale a livello internazionale, perché ci fa capire la cultura e la magnanimità e la potenza di questa donna. L'intervento, che ha ricevuto l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari e il sostegno di Acquedotto Pugliese, è consistito in attività di pulitura e rimozione del cemento, trattamento biocida, stuccature e microstuccature, infiltrazioni di malta in profondità per facilitare il consolidamento, stuccature di sostegno e consolidamenti di tipo chimico localizzati. Il progetto ha il senso di tutelare, preservare e valorizzare soprattutto un bene significativo per la città, ma anche quello di ricordare una donna straordinaria. Bona Sforza ha inaugurato una stagione culturale e commerciale fiorente, ha portato avanti una serie di opere pubbliche di cui ancora oggi abbiamo grande testimonianza, penso al Fortino Sant'Antonio, al Bastione di Santa Scolastica, oltre all'ammodernamento del Castello Normanno Svevo. E ancora con la nostra pagina culturale parliamo questa volta di cinema come strumento di formazione, perché a Bari è stato presentato il film dal titolo Sguardi, interamente realizzato dai ragazzi dell'Istituto Calamandrei. Vediamo il servizio. Storie di vita, di integrazione, di gioia, dolore e del quotidiano dei giovani studenti diventano la trama di un lungometraggio realizzato interamente dai ragazzi, al contempo autori e attori. Sotto la sapiente regia di Vincenzo Ardito, gli studenti dell'Istituto Elena di Savoia, Piero Calamandrei, hanno dato vita al film Sguardi. È stato un percorso lungo che è durato più di un anno, un percorso inserito nel progetto appunto Cinema per la Scuola, finanziato dai due ministeri. Ed è stato, diciamo, per me è stata un'emozione molto particolare, perché io sono anche un ex studente di una delle due scuole della Calamandrei. Io non ho fatto nient'altro che esprimere le mie emozioni in diretta, ecco. Sarà una storia su di me, la mia integrazione con gli altri ragazzi. La trama parla di tante storie diverse, ma accomuna tutte, che sono appunto raccontate da giovani e quindi dal punto di vista di noi giovani. L'esperienza è stata comunque molto stimolante. Alla proiezione hanno preso parte anche il sindaco di Bari, Antonio De Caro, l'assessora regionale al welfare, Rosa Barone, e l'assessora comunale, Paola Romano. Chi amministra dovrebbe essere, le nuove domande che arrivano dai ragazzi dovrebbero essere la parte più importante dell'azione amministrativa, trovare risposte nuove a domande nuove che arrivano dalla comunità, in particolare dalla comunità giovanile. Sono le persone su cui dobbiamo investire per il futuro. Il linguaggio cinematografico mette insieme, assembla tutti i codici linguistici, tutti i codici di comunicazione, linguistico, iconico, sonoro, gestuale, e consente, praticandolo, di acquisire una serie di competenze che potremmo dire di cittadinanza, la cui assenza non fa essere parte del consesso civile. E questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento è con la prossima edizione del nostro telegiornale. Buona giornata.